Eccoci ancora sulle fonti TV con un nuovo appuntamento del Fatto di Marcotti, il nostro format esclusivo con Giancarlo Marcotti. Buongiorno Giancarlo, ti saluto subito oggi. Buongiorno Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Come al solito abbiamo tante tante questioni da affrontare. Allora, scenari economici e politici e poi chiedo Alessandra, eccolo qui, conti nelle nostre tasche tra Black Friday e tredicesime. Allora, siamo in periodo di Black Friday che non dura più solo un giorno, ma un periodo, ma insomma questo Black Friday arriva in un momento in cui non ci sono tanti soldi, però peraltro leggeremo anche cos'è accaduto in America, perché è stato un Black Friday di successo. Chiaramente lo scenario è differente, però siccome parliamo sempre di crisi globale, vediamo un po' le differenze anche con il nostro paese. E poi le tredicesime, insomma, sì, adesso siamo passati al resto, però le tredicesime chi ce le ha? Come verranno spese? Probabilmente per le bollette, lo dico io. Rally di Natale, mercati sotto la lente, ci sarà quest'anno un rally di Natale e come? E poi manovra economica, diamo i voti. Ovviamente abbiamo già iniziato a parlare nelle scorse settimane della manovra del governo Meloni, oggi possiamo essere un po' più precisi. Da energia fisco è arrivata la nuova bozza in 156 articoli, articolato con 16 capitoli, anche lavoro, famiglia, giustizia, insomma ci sono tanti temi al centro dell'attenzione, oltre però a esserci, diciamo, nel capitolo maggiore la spesa legata alle emergenze, quindi al caro energia e alle bollette. Allora Giancarlo, gli scenari sono questi, no? Lascio a te, insomma, l'introduzione e poi andiamo con tutti i nostri titoli del sommario. Sì, gli scenari sono questi. Hai detto bene per la questione Stati Uniti, perché io vorrei appunto insistere anche su questo tema. Cioè, sembra che gli Stati Uniti abbiano dato dei segnali, non dico di ripresa, però più incoraggianti rispetto a qualche mese fa. Questo rispetto a noi perché probabilmente sono partiti prima la Banca Centrale Statunitense è partita prima rispetto alla BCE, ma questo non lo darei proprio come una colpa alla Lagarde, nel senso ho sentito Andrea, che sai, seguo sempre con Sì, lo interesse. so, lo so. Prima o poi vi farò fare una puntata insieme. Esatto. E chiaramente lui sottolinea un po' sempre questo ritardo dell'Europa che deve sempre arrancare, però faccio così notare che è sempre stato così. Io, insomma, è un po' di anni che sono nell'ambiente, la locomotiva era sempre Wall Street e noi eravamo i vagoni, quindi sempre dietro. Non è che abbiamo mai superato la locomotiva che stava davanti. Quindi questa è un po' la mia idea. Cioè, guardiamo agli Stati Uniti, se ci sono segnali incoraggianti, vediamoli, insomma, come segnali Certo. incoraggianti e speriamo che arrivi anche da No, noi no, questo. infatti, perché poi diciamo che sia a livello di mercato finanziario sia anche proprio come sentiment, insomma, gli Stati Uniti guidano un po', no? Poi tutto quanto. Allora, visto che abbiamo già parlato degli Stati Uniti, voglio dare qualche dato sul Black Friday. Passiamo al titolo proprio che mi piace particolarmente, i conti nelle nostre tasche, ma insomma in senso buono, chiaramente tra Black Friday e tredicesime. Allora, negli Stati Uniti è stato un Black Friday tutt'altro che nero per i consumatori americani. Giancarlo, le avrai lette anche tu queste statistiche, perché secondo le stime di Adobe Analytics, per quanto riguarda gli acquisti online, i cittadini americani hanno speso venerdì, solo nella giornata di venerdì, 9,12 miliardi di dollari. Parliamo di, no, di un aumento del 2,3% su base anno. I prodotti elettronici sono stati più venduti, questo è un po' il trend che si ripete ogni anno, con un aumento del 221% rispetto a un giorno qualsiasi di ottobre. Però sono andati bene anche giocattoli e attrezzature per il fitness, con un 200% in più rispetto al mese scorso. Ovviamente si approfitta anche del Black Friday per i primi regali di Natale, no? Anzi, c'è chi magari si porta avanti davvero e non si riduce ad acquistare tutta la vigilia di Natale e acquista tutto quanto. Come commenti questi numeri? E poi però parliamo della situazione di casa nostra, insomma. E dopo ti darò qualche altro dato, naturalmente. Certo.
Allora, le notizie che arrivano a casa nostra, ovviamente non ho dati come quelli che hai citato tu negli Stati Uniti, che sono dati incoraggianti, non ho dati, così ho la sensazione di quello che ho visto io personalmente e quello così che mi è stato riferito. Allora, sembra che in alcune zone d'Italia e in alcune città d'Italia le cose siano andate bene. In altre, insomma, un po' meno. Quindi forse la solita Italia un po' a macchia di leopardo, ecco, direi così. Certo. Come hai detto giustamente tu, il Black Friday sta diventando non solo Friday, cioè non solo venerdì, ma una settimana di Black Friday, e quindi si sta imponendo, diciamo, come il momento nel quale magari proprio come hai Ma tu detto. hai comprato qualcosa, per esempio? Hai approfittato dei prezzi scontati? Perché poi appunto ti leggo una cosa che riguarda proprio il nostro paese, che fa ben sperare anche qui, anche se poi può andare un po' contro a quello che alle paure, no, che si percepiscono in questo periodo. Tu hai comprato qualcosa durante il Black Friday? Allora, veramente cose di basso prezzo, insomma, non ho Ok, contribuito molto a. vabbè. No, vabbè, ma sai, tra tutti uno compra una cosina. No, perché leggevo che proprio nonostante il caro vito, l'impennata delle bollette, quindi con l'inflazione, gli italiani non hanno rinunciato più di tanto alle occasioni, ma anche perché, come dicevamo, insomma, perché rinunciare quando magari già si sa che bisogna acquistare comunque qualche regalo per Natale e allora si approfitta degli sconti anche del 50%, no? Durante la settimana di Black Friday. E c'è stato, soprattutto i canali online hanno mostrato una crescita esponenziale rispetto a un giorno qualsiasi dell'anno, 879%. Tutta la settimana ha visto proprio una fervente attività sul web. Quindi, insomma, abbiamo acquistato. Sì, no, ma anche nei negozi, cioè mi hanno riferito che sia questo fine settimana, ma sia anche il fine settimana scorso a Milano, in centro, come al solito, insomma, vabbè, che stiamo parlando del centro di Milano, quindi insomma, se le cose non vanno bene lì sarebbe, però Certo. insomma, era una bolgia pazzesca, cioè Ecco, queste sì. persone compravano alla fine dei conti, insomma. Abbigliamento, calzatura, elettronica e entertainment sono le categorie dei prodotti più acquistati, però c'è anche da dire che allora si era già stabilito che 4 italiani su 5 avrebbero fatto acquisti durante queste giornate, ma cala lo scontrino medio. Ecco, quello che dicevi tu, Giancarlo, per quello ti ho chiesto, no? Magari c'è stata attività, molti hanno acquistato, ma magari hanno speso un po' meno. Poi, ovviamente nella cifra complessiva abbiamo una percentuale molto alta di persone che hanno comperato, insomma, nonostante tutto. Sì, no, da quel punto di vista lì, sì, obiettivamente gli acquisti sono stati numerosi, diciamo. Poi, come hai detto tu, dato che lo scontrino medio cala un po', adesso arrivano adesso, le tredicesime, Ecco, dopodomani. a chi arrivano? Perché anche qui Ah, va bene, hai ormai ragione, si considerano sì, un ci po' i dimentichiamo privilegiati. che. Ci dimentichiamo, hai perfettamente ragione, che insomma ci sono dei lavori per cui la tredicesima non è prevista, insomma, o comunque diciamo che magari beneficiano del fatto che verso fine anno le persone appunto spendono di più e quindi possono, però non c'è una vera e propria tredicesima, No, anche perché vera. appunto, secondo te per cosa verranno spese le tredicesime? Per le bollette o davvero per i regali? Domanda numero uno, perché poi stavo leggendo, insomma, poi ovviamente si faranno, come dire, i conti dopo, no? Però intanto la tredicesima potrebbe essere anche cancellata dall'inflazione, perché poi insomma dobbiamo capire che c'è ancora questa maledetta inflazione che ci tiene un po' sotto pressione, però che gli italiani risparmiano, ma non per il Natale, cioè comunque sì, sta già insomma mettendo in conto che bene o male le spese che gli italiani sosterranno per il periodo natalizio saranno uguali a quelle dello scorso anno. Quindi evidentemente al Natale non si vuole rinunciare.
Sì, è probabile, anche perché quelle dello scorso anno e poi quelle dell'anno precedente, peggio ancora, Sì, non erano proprio, ecco. non erano proprio il miglior Natale che abbiamo trascorso, insomma. Però sì, sono abbastanza d'accordo con questo, cioè nel senso che comunque in Italia il Natale è sentito, insomma, non solo a livello economico, ma siamo comunque, ricordiamo sempre il Natale come una festa familiare, ma una festa che riunisce un po' tutti gli italiani, insomma. Cioè, Sì. abbiamo preso qualche cosa anche dagli altri, perché il Black Friday non è una cosa nostra, però le nostre tradizioni tendiamo a non Ma perderle. poi oltretutto quest'anno è stato notato, intanto vabbè, parliamo a questo punto tra poco anche di rally di Natale, se c'è se ci sarà per te. Abbiamo notato come, almeno io ho notato, ma lo sento anche dagli altri, come quasi tutti abbiano già cominciato ad addobbare le case, abbiano già fatto l'albero, io passo vicino alle case private, vedo già le luci fuori, i comuni hanno già cominciato ad allestire appunto gli addobbi natalizi, ma un po' presto, perché poi ciascuno, cioè quasi sempre si fa ovviamente col mese di dicembre. A Milano Sant'Ambrogio, comunque l'8 dicembre. Poi soprattutto mi viene spontaneo chiedere, addirittura in un anno in cui abbiamo il problema delle bollette, quindi dell'energia, però abbiamo acceso le luci prima. Quindi vuol dire che c'è proprio voglia di festeggiarlo questo Natale. Allora, Non so se anche da te, sì. ecco. Allora, questa è proprio, hai toccato un argomento che mi fa piacere trattare, anche se brevemente. Proprio nella città nella quale vivo io, le luci, gli addobbi natalizi del comune sono stati fatti anche prima, molto prima del solito. Quindi la cosa naturalmente ha stupito molti perché appunto dico, ma come dobbiamo risparmiare l'energia e qua invece accendono le luci di Natale ma prima ancora della metà di novembre, cioè è stato veramente una cosa. Però sostanzialmente mi sono trovato d'accordo, nel senso che io penso che certo un certo consumo ci sarà, però insomma non penso che sia quello il consumo delle luci natalizie che insomma faccia andare in dissesto un comune. Di conseguenza, dare questo segnale positivo a me è sembrata una Ok, cosa corretta, beh, lo insomma. interpreti come un segnale positivo che viene dato, no, alle Esatto, persone in un un segnale momento. positivo, cioè a dire, sappiamo tutti le problematiche che ci sono, non nascondiamole, però non chiudiamoci, cioè se non ci fossero state le luci natalizie quest'anno giustificate con appunto tutto quello che è accaduto, secondo me sarebbe stato peggio, È quindi. vero, è vero, è vero. Invece così c'è un po' di, diciamo che c'è l'impatto, no? E poi fa tanto, insomma. Ecco, e per quanto riguarda il rally di Natale, ovviamente parliamo sempre di Natale, ma parliamo di mercati finanziari, cosa ne Sì. Ecco, pensi? qua invece sono Ecco. un po' al contrario, ma non al contrario, nel senso che mi sembra che il rally ci sia già stato. Quello che diceva anche Andrea, appunto, visto che tu lo citi sempre, c'è già stato quando, soprattutto per esempio, il nostro FTSE MIB dai 20.000 punti è salito e adesso cerca di raggiungere i 25.000. Guarda che da 20 a 25.000 È è un più certo. 25%, quindi non è una cosa da poco. Lo stesso sul Dow Jones, per dire, negli Stati Uniti, un 20% dai minimi di fine settembre c'è già stato. Quindi un po' come abbiamo detto, che anticipiamo i regali di Natale col Black Friday. E così abbiamo un po' anticipato il rally di Natale con questo guadagno in borsa, per cui per questo io adesso sono un po' prudente, nel senso che allora i motivi per i quali insomma spesso si dice che il mese con il quale si conclude l'anno borsisticamente è sempre un mese abbastanza positivo, quei motivi ci sono, nel senso che dato che
insomma, le aziende devono, alla fine dell'anno fanno i bilanci, se la borsa è andata bene il bilancio è anche un po' migliore rispetto a che se la borsa va male. Quindi avere nell'ultimo mese un aumento delle quotazioni di borsa è abbastanza prevedibile. Poi chiariamo, non è che tutti gli anni è stato così, quindi non certo. È che tutti gli anni noi a dicembre vediamo un boom della borsa, però insomma si parla di questo di questo rally, insomma viene utilizzato questo termine, rally di fine anno oppure rally di Natale. Rally di Santa, sì, ci sono tanti modi di definirlo, però appunto non è esatto. Rally di Natale. Io così, come dico così per anche, l'ho visto un po' anticipato. Poi attenzione, ma questo è eventualmente, magari lo possiamo prendere in un altro. C'è una sì. Netta differenza, io parlo degli indici americani, c'è una netta differenza tra il Dow Jones, per dire, cioè titoli mm-hmm. diciamo consolidati della old economy, chiamiamola così, tra il Dow Jones e il Nasdaq. Sì. Naturalmente qua bisognerebbe parlare del perché avviene questo. Comunque insomma sottolineiamo che il Dow Jones dall'inizio dell'anno sta perdendo poco, insomma 5-6%, mentre il Nasdaq comunque è sotto del 23-24%, forse anche di più per cento. Quindi c'è una netta differenza tra i titoli, diciamo, tecnologici, le aziende tecnologiche e le aziende più tradizionali, appunto, come quelle che fanno parte del Dow Jones. Questo è un aspetto tipico di quest'anno, diciamo. Questo è l'aspetto che ha diviso maggiormente, diciamo, gli asset sul quale investire, insomma. Ok, certo, assolutamente. Diciamo che comunque, appunto, come hai detto tu, abbiamo giocato un po' d'anticipo quest'anno, no? Sulle illuminazioni. Speriamo anche che vengano anticipate delle buone notizie, perché ne abbiamo bisogno, e visto che il periodo natalizio aiuta un po', no? Grazie a, come diciamo prima, a questi impatti visivi, anche speriamo che arrivino anche buone notizie. Allora, manovra economica, diamo i voti. Ti chiedo come sempre cosa ne pensi, fermo restando che proprio in questi giorni, adesso arriverà alle Camere, comunque verrà evidentemente messa a punto ancora meglio, siamo un po' in ritardo, ma la manovra è, cioè, c'è sempre la stessa canzoncina, no? Ogni anno siamo in ritardo, quest'anno forse ancora un po' di più perché ci sono state le elezioni, quindi ovviamente il governo ha dovuto farsi carico subito della stesura della finanziaria. 156 articoli che vanno dall'energia al fisco. Allora, cosa ti sta piacendo e cosa non ti sta piacendo, Giancarlo? Guarda, io darei, sai, si usa così nell'ambito sportivo, dare i voti, no? Sì. Gli darei un 6 più a questo. Sono sufficiente e qualche cosina di più della sufficienza, ecco. Che in questo periodo diciamo che non è che lo buttiamo via, no? Un 6 più, visto che c'era tutta la parte dell'emergenza. Esatto, perché appunto dobbiamo tenere conto che qualunque governo avrebbe, di qualunque colore voglio dire, avrebbe comunque destinato la parte maggiore ad andare incontro al pagamento delle bollette, insomma al caro energia. Quindi dobbiamo tener conto che su quello non potevamo... Non si poteva, insomma, far fronte in maniera diversa, quindi dovevamo andare incontro, speriamo che siano sufficienti quei 21 miliardi perlomeno per far tirare una boccata d'ossigeno agli italiani, che invece erano stati spaventati nei mesi scorsi appunto per queste mega bollette che sì. Grazie anche al tempo atmosferico, che è stato veramente molto clemente quest'anno, cioè se il riscaldamento globale per un anno ci ha fatto bene, mettiamola così, no? Se,
Se... Vabbè, certo, ci ha evitato. Intanto abbiamo acceso i riscaldamenti più tardi e poi comunque adesso comincia a fare un po' freschetto, ma in realtà la mattina, la sera, di giorno si riesce ancora a stare. Insomma, sicuramente rispetto a una fine novembre di un qualsiasi anno, stiamo un po' guadagnando da questo punto di vista. Esatto, quindi questo aspetto qua ha giocato un po' a nostro favore. Poi dopo, per quello che restava, diciamo, della manovra, io, ripeto, do una cosa positiva, nel senso che si è voluto dare un po' a tutto, certo poco, ma a tutto, e non si è tenuto indietro nessuno. È chiaro che se si dà poco, poi alla fine sembra che tutti possano lamentarsi perché volevano di più, ma nella realtà è anche vero l'opposto, cioè che nessuno si può lamentare perché tutti comunque hanno avuto qualche cosa, no? Cioè, se vogliamo, i lavoratori autonomi hanno ottenuto qualche cosa, forse speravano qualche cosa di più, ma la stessa cosa per i lavoratori dipendenti, insomma, quel taglio del nucleo del cuneo Cuneo fiscale fiscale. comunque è qualche cosa, insomma. Ma banalmente, non banalmente perché non è una cosa banale, uno dei punti che sta facendo molto discutere è questa esenzione dal POS che sale a 60 euro, cioè il fatto che si sia, cioè prima insomma, i commercianti non siano più obbligati ad accettare pagamenti col bancomat o in digitale ovviamente a qualsiasi cifra, cioè possono rifiutarsi. Questo non la vedi un po' come un passo indietro, visto che poi insomma, ci sono anche delle, come dire, la parte più di innovazione da rincorrere, no? Per stare al passo con i tempi. Ma guarda, se dice a me io pago anche 5 euro con il telefonino, No, quindi. beh, ma anche perché così almeno cioè, è molto più pratico, no? Cioè, Certo, io certo. invidio quei paesi dove non ti guardano male, dove puoi pagare anche un caffè da 1 euro con il banco, ma senza che ci si debba scusare quasi, no? Perché cioè, però è anche vero che qui ci sono poi tutte delle commissioni che un commerciante deve pagare, che quindi poi insomma, mettono un po' sull'attenti. Ecco, però ti chiedo su questo cosa ne pensi. Io ripeto, io sono uno che utilizza i mezzi, ma proprio come hai detto tu, esclusivamente per praticità. Però se devo pensare al fatto che altri possono non, appunto, non essere della mia opinione e dire no, io voglio pagare in contanti per miei motivi di privacy, perché appunto non compare sul. Il pagare in contanti non compare sull'estratto conto dove si sono fatte le spese, insomma. Si pensa subito all'evasione fiscale, però, no? Certo, lo so, però non possiamo iniziare pensando che ci sia sotto una frode. Dobbiamo dare ai cittadini italiani così fiducia che non stiamo facendo questo perché li riteniamo degli evasori fiscali, ma per altri motivi. Quindi io ripeto, pur essendo un fruitore dei metodi, diciamo, più moderni di pagamento, sarei per lasciare un più ampio spazio, appunto, come è stato fatto, anche ai pagamenti in contanti per chi vuole. Perché cioè, ritengo che l'obbligo dell'utilizzo delle carte, eccetera, così vada un po' contro alla, diciamo, insomma, avete capito, no? Io ripeto, però non sono contrario ai pagamenti elettronici, ma proprio No, per no, 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 ma chiaro, io ti dico, a me una delle cose che pesa di più fare è andare a prelevare, cioè proprio una cosa che quando devo, non so, è un problema mio, perché voglio dire, ci sono attività e cose ben più gravose rispetto a questa, ma quando dico no, devo andare a prelevare perché appunto magari mi servono dei contanti, mi si rovina quasi la giornata, quindi se fosse per me, però capisco poi anche quello che dicevo prima, che prima bisogna anche pensare di abbattere tutte quelle spese di commissione che...
i commercianti hanno, no? Perché altrimenti se io pago un caffè e però loro quindi guadagnano un euro, eccetera, ma loro pagano di più di commissione, il gioco non vale la candela. Poi va a finire che devono alzare i prezzi e quindi poi si ritorce contro di noi, no? Questo è un po'. Anche se lì, Manuela, dire una cosa sulla questione delle Sì, commissioni. prego. Le commissioni più basse sono e meglio è, ci mancherebbe altro perché è così. Però teniamo presente che una persona che cioè che utilizza i pagamenti elettronici, c'è anche un commerciante, diciamo, Sì. ha degli aspetti positivi, cioè perché se io alla fine della giornata incasso una certa cifra, è chiaro che dovrò andarla a versare in banca, mica la tengo. Ah no, chiaro, è molto più pratico anche per il commerciante avere tutto cioè, fatto elettronicamente, no? Certo, cioè queste cose bisogna tenerle conto perché per il commerciante quella è una spesa, il dover andare in banca, il perdere del Oltre al tempo. rischio anche di persone che possono, insomma, tentare di rubare, no, qualcosa, perché insomma, poi non è che sono cose che succedono tutti i giorni, ma succedono. Ottimo, allora intanto io ho trovato anche un altro dato sul Black Friday in Italia, dati Coldiretti tra Black Friday e Cyber Monday sale a 5,3 miliardi di euro la spesa degli italiani nel lungo weekend dello shopping, con oltre 4 cittadini su 10, parliamo del 43%, che anticipano l'acquisto dei regali di Natale di un mese e oltre. Quello che dicevamo prima, insomma, si approfitta, non è che diciamo sì, si fanno spese in più, ma che comunque si farebbero per Natale, no? E quindi si approfitta del periodo di sconto. Va bene. Allora, Giancarlo Marcotti, grazie. Troverete questa puntata insieme alle altre sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Finanza in Chiaro è sempre a vostra disposizione con i video che Giancarlo ogni giorno insomma, prepara. Poi ti seguiamo anche su Trend Online, il nostro sito. Quindi, insomma, Giancarlo Marcotti è sempre con noi e io ti ringrazio. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. E noi chiudiamo questa parte di live, naturalmente ringraziandovi per essere stati con noi, vi ringrazio anche per i messaggi che avete mandato e vi invito sempre a seguirci sul nostro sito, lefonti.tv, sul nostro canale YouTube, iscrivetevi per avere tutte le notifiche e poi su tutti i nostri social, siamo dappertutto. Grazie, buon proseguimento di giornata su Le Fonti TV.